Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Riteniamo che ci siano delle condizioni che debbano essere rispettate per poter garantire a tutti, cittadini italiani e cittadini stranieri che vengono a risiedere legalmente nel nostro paese, di avere un livello di vita accettabile. Io credo che sia necessario seguire quelli che sono stati i consigli magari messi in atto tanti anni fa, nel 1800, da politici inglesi come Jack Buster, come persone che hanno contribuito sicuramente a scrivere la storia della gestione dei flussi migratori e che sicuramente ritenevano che nell'applicazione di norme, qualcuno ritenevano rigide, ma erano di essenziale rigidità nei loro contenuti, si poteva trovare quel giusto punto di equilibrio per garantire a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Risulta dal testo che è sottoposto attualmente in questa sede all'esame che si valuta che nell'ipotesi in cui siano accertate delle situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero emerga un concreto attuale pericolo per la sua incolumità, in questo caso viene rilasciato il permesso di soggiorno. Ecco, noi ci poniamo forti dubbi su come possa poi realizzarsi nella pratica, nell'effettività, l'applicazione di questa norma, aprendo effettivamente una eventualità, a nostro avviso, di rilascio di permessi in sanatoria anche in ipotesi che possono essere fortemente dubitative. In tutti i paesi democratici si va in questa direzione, nella dignità, si parla della dignità della persona, si parla della dignità della donna, si cerca di andare a contrastare tutte quelle forme che ledono la dignità e la libertà di espressione e anche quella di impedire a una donna di poter mostrare il proprio volto in pubblico va in quella direzione. C'è una legge dello Stato che dovrebbe essere applicata e in questo momento, se arriviamo a questo ordine del giorno, vuol dire che non lo è. C'è una dignità e c'è una volontà di far rispettare quella che è, appunto, come dicevo, la dignità della persona. La cosa che chiediamo a questo punto è quello che in questo ordine del giorno, che venga rispettata la legge, venga fatta rispettare la legge, come avviene in Svizzera, come avviene in tantissimi stati europei. Ci chiediamo perché non venga fatto a questo punto un referendum come è stato fatto in Svizzera e soprattutto chiediamo che venga rispettata la legge, e ci sembra strano che sia il governo a dirci che vota contro, che vuol far votare contro una richiesta di rispetto delle norme. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.